Questo è il mio nono Festival di Sanremo ed è un Festival di Sanremo a mio parere molto educativo, perché mi scontro con una realtà diversa completamente da quando ho iniziato io. Avrò possibilità di imparare da molti giovani quella che è oggi la musica, quello che è oggi il sistema di scrittura, di composizione, sia da un punto di vista letterario, da un punto di vista sonoro, quindi tante cose da imparare per me. Il brano che ho scritto per Sanremo non l'ho scritto per Sanremo, ma è una cosa che io ho pensato, che poi mi ha portato a raggiungere i miei 30 anni di musica. È un lavoro che ho fatto su me stesso, e forse anche una confessione, perché poi alla fine quando si decide di confrontarci con noi stessi ci si confessa e si cerca prima di scappare da una parte di te stesso che ti insegue, che ti vuol far sputare la verità, dall'altra parte invece si cerca di nascondere tutte le paure, tutti gli errori. In questo brano c'è tutto, ma non di me e basta, perché io parto sì da qualcosa di personale, ma come ho sempre fatto, ho sempre poi cercato l'identificazione di tutti quanti, e questo è quello che fa un po' il cantautore, e credo di averlo fatto anche quest'anno. Io credo che la musica si divida solo in due categorie, musica bella e musica brutta. I generi sono sempre cambiati, ne sono arrivati dei nuovi, e in qualsiasi genere una canzone può essere bella, gradevole, può essere inascoltabile, può essere carina, può essere leggera, può essere più profonda. Quindi credo che la musica si stia sviluppando, ovviamente il baricentro si sta spostando, ma si è sempre spostato, è passato dal pop al rock, nel senso che il rock è diventato pop, oggi il rap è diventato pop. Quindi credo che ci sia da imparare, da capirla. E per chi viene dalla mia generazione, l'errore più grande sarebbe quello di restare ancorati e fossilizzati più che altro in un genere, in un tempo, in una nostalgia inutile. E credo che invece la cosa più importante sia allinearsi, ascoltare e cercare anche di capire e di apprezzare la musica dei giovani. Auguro a Junior Kelly di fare la stessa strada di Bella Stronza, perché vorrebbe dire fare un grande successo, vorrebbe dire vendere 1,5 milioni di copie, e siccome secondo me ci sono ragazzi come lui che hanno comunque un percorso già in qualche maniera chiacchierato, già censurato tra virgolette, vuol dire che ha fatto qualcosa che corrisponde a quello che è una sua personalità. Poi le canzoni sono figlie del tempo. Tirare in ballo ora Bella Stronza vorrebbe dire ritirare in ballo anche Mala Femmina di Totò o Bella Senz'anima. Mi sembra un po' inopportuno. La canzone va giudicata nel tempo in cui esce, quindi credo che qualsiasi tipo di squalifica o di polemica sia assolutamente inutile. Junior Kelly è un ragazzo giovane e tenterà di fare il suo percorso. Spero che gli riesca, come spero a tutti i ragazzi possa riuscire qualcosa di importante, perché il futuro della musica è importante, e credo che quando finirà questo Festival di Sanremo tutte le polemiche smetteranno e ognuno farà la sua strada.